Arriva finalmente anche in Italia la famiglia Zenfone 3, dopo il grande successo di Zenfone 2 lo scorso anno, dell'intera famiglia Zenfone 2. Iniziamo partendo dal più economico, dal primo arrivato, ovvero da Asus Zenfone 3 Max. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Asus Zenfone 3 Max. Asus lancia in Italia la nuova famiglia Zenfone 3, il primo ad arrivare sul mercato è Zenfone 3 Max, gli altri o sono arrivati in concomitanza o stanno arrivando, e noi iniziamo quindi a provare tutta la famiglia partendo da questo smartphone. Smartphone con indicazione chiara, Max, 4100 mAh, batteria a lunga durata, poi vi parlerò anche di questo. Andiamo a mettere da una parte lo smartphone, vediamo il contenuto della confezione. Manualistica italiana, un paio di cuffie in-ear di, devo dire, media qualità, con altre due misure per i gommini per l'orecchio e un cavo USB, micro USB. Oltre a questo, un alimentatore 5V 2A e un adattatore USB OTG, quindi micro USB e USB standard. Potete usarlo se volete per collegare accessori di vario tipo, ma la sua funzione principale, il motivo principale per cui questo adattatore è qua dentro, è il fatto che Zenfone 3 Max può essere utilizzato per caricare gli smartphone dei vostri amici o altri accessori, appunto, che possono essere ricaricati tramite una porta micro USB. Vado a rimettere insieme la confezione, come vedete tra l'altro è messa male. Perché? Perché se vedete qua, vedete la plastica, si è sciolta praticamente e si è unita alla confezione. Qui per esempio è ancora presente, nel cercare di levarla si è strappata anche la confezione, peccato. Prendiamo il nostro Zenfone 3 Max e come vediamo, soprattutto dal punto di vista del design, non c'è praticamente niente in comune con la vecchia generazione Zenfone 2. A me personalmente, appena l'ho visto, ha ricordato molto gli smartphone Xiaomi, l'ho detto anche nell'anteprima che abbiamo fatto a Berlino. È uno smartphone comunque appena appena un po' pesante, 148 grammi per le sue dimensioni, ma comunque molto compatto se pensate alla batteria importante che c'è all'interno di questo smartphone. Dimensioni 149,5, 73,7, 8,6 mm di spessore. Non c'è niente che sporge perché sia il lettore di impronte che la fotocamera non sono sporgenti, bensì incassate, che è una cosa abbastanza anomala, e questo è sicuramente un punto a favore per questo smartphone. A sfavore però il fatto di non avere niente di sporgente, lo smartphone dietro è piattissimo. Qui abbiamo lo speaker che non c'è parte in plastica per tenerlo sollevato, quindi quando lo poggiamo su di un piano, lo sentirete dopo, il volume si va ad attenuare. Andiamo a sbloccare lo smartphone poggiando il dito sul lettore di impronte qua dietro. Vi parlo, prima che dell'hardware, vi parlo di come si riesce a utilizzare. Come dicevo, appena un po' pesante ma comunque abbastanza compatto, stondato ma non troppo stondato da essere troppo scivoloso, insomma è abbastanza piacevole da tenere in mano. Devo dire, Asus ha trovato un buon bilanciamento delle forme per questo smartphone, benché appunto il design non sia particolarmente diciamo innovativo o niente di che non si sia mai visto in giro. Comunque almeno quantomeno si riesce a utilizzare con piacevolezza lo smartphone. Lo Zenfone ha un processore MediaTek MT6737M octa-core da 1.25 GHz con GPU Mali T720MP2, quindi un processore, devo dire onestamente, abbastanza modesto in termini di prestazioni, ottimo in termini di consumo energetico e comunque di recente invenzione, tra virgolette, non è una vecchia CPU. 3 GB però di RAM, 32 GB di memoria interna, e questi sono veramente tanti per la fascia di prezzo, espandibili tramite microSD, connettività LTE fino a 150 Mbps, c'è la Wi-Fi BGN, quindi monobanda, e c'è il Bluetooth 4.0. Non c'è l'NFC, c'è il LED di notifica, la memoria espandibile che vi ho detto prima è da condividere con il secondo slot per una SIM all'interno dello smartphone, c'è la radio FM e c'è il lettore di impronte digitali di cui vi ho parlato prima, che devo dire, allora, è mediamente preciso e mediamente veloce. Allora, io poggio il dito, faccio in tempo quasi a girare lo smartphone, vedete, in questo caso quantomeno il riconoscimento è avvenuto sempre preciso, non sempre è precisissimo, qualche volta ci vuole un secondo tentativo, non è velocissimo, ma comunque devo dire funziona bene, non è di quei lettori di impronte che io personalmente sconsiglio di disattivare perché non funzionano. Questo funziona, semplicemente non è veloce o reattivissimo come altri della sua
della sua categoria, o di categoria superiore poi in realtà. Vi voglio far vedere un piccolo bug che non so se è soltanto nel mio smartphone o anche in tutti. Vedete questo NVRAM warning? È un errore che a volte viene fuori su certi firmware, su certi smartphone. In sostanza si vede sempre una rete wifi libera che in realtà non esiste, che è lo smartphone stesso. È un warning che però, che io sappia, si risolve soltanto con i permessi di root. Non so se è solo il mio, ma mi sentivo comunque di segnalarlo. Non crea comunque problemi di sorta, non crea veramente una rete aggiuntiva. Il display è un 5.2 pollici IPS, risoluzione HD 1280x720 pixel, quindi appunto non un full HD ma sufficientemente buono. Io devo dire, solo nei giochi, in Modern Combat ho notato un po' di risoluzione inferiore, ma per il resto devo dire onestamente, anche se ci avviciniamo qua per esempio a questa cartella con quattro icone, onestamente è difficile andare a scorgere i pixel su un display da 5.2 pollici in risoluzione HD. È un buon display, buona la luminosità, buona la regolazione della luminosità, discreti anche gli angoli di visione. L'unica cosa che mi sento di dire, la luminosità è alta, ma non così alta da, soprattutto in modalità automatica, non così alta da contrastare alla perfezione la luce quando si è all'esterno. Forse in quei casi meglio mettere automatica e mettere al massimo. Vedete anche voi come la luminosità salga ancora un pochino e riesce a contrastare un po' meglio la luce solare. L'interfaccia è la Zen UI 3.0, personalizzata su Android Marshmallow 6.0. Allora, se vi dovessi dire tutto quello che fa questo software, impiegheremo un'ora forse, ma neanche, non basterebbe probabilmente. Quindi vi racconterò un po' delle cose che mi sono rimaste più impresse. Mi è rimasto impresso il fatto che non abbiamo più il browser di Asus, adesso abbiamo Google Chrome, quindi andiamo. Allora, questa tastiera ha un miliardo di impostazioni, si può anche decidere quanto farla grande. Non mi ha fatto impazzire il fatto che non è precisissima, non è velocissima quando vado a digitare, che poi alla fine di una tastiera è la cosa che più importa, non dovrebbe essere ovviamente il numero di funzioni la cosa più importante. Una tastiera prima di tutto dovrebbe scrivere bene. Non mi sono trovato alla perfezione con quella tastiera, probabilmente con una tastiera diversa sono sicuro che con una tastiera diversa, conosco le varie tastiere, conosco anche quella di Asus, mi sarei trovato diversamente. Allora, in termini di prestazioni abbastanza bene, ci ha messo un secondo in più magari per caricare, ma una volta vedete che carica le immagini, lo scroll è rapido, si riesce a fare il pinch to zoom rapidamente, doppio tocco per zoomare, poi si può ancora zoomare ma senza le size del testo. Insomma, un classicissimo Chrome. Parliamo delle altre funzioni, parliamo delle funzioni che invece ci tra virgolette regala Asus. Allora, iniziamo da questo, che è il multitasking, che ha un tasto per bloccare le applicazioni, per andare a gestire la memoria delle applicazioni, per invece svuotare tutto. Se tengo premuto sulla home accedo a un pannello di personalizzazione molto molto vasto. Vi voglio far vedere questa cosa che io non so mai, non ho ancora deciso se mi piace o non mi piace, il fatto di avere un simbolo che ci indica le nuove funzionalità. Mi piace perché vi spinge a scoprire cose nuove, un po' però mi infastidisce il fatto che finché io non vado ad aprire questa piccola N rossa sia presente. Forse è una paranoia mia, ma insomma la volevo condividere. C'è un sacco di funzionalità aggiuntive. Abbiamo la schermata semplificata in cui queste erano le impostazioni. Va bene, ok, non riesco più a ritrovarla. Comunque abbiamo la possibilità di modificare varie opzioni della home, in cui possiamo andare a cambiare l'effetto di scorrimento, cambiare il font, cambiare il colore, possiamo cambiare solo il tema delle icone, possiamo cambiare tutto il tema della Zen UI, e qui veramente ci sono una valanga di temi. Possiamo cambiare gli sfondi, bloccare con un codice le app, e poi ci sono altre preferenze. Possiamo per esempio, ecco qua, questo era quello che volevo, possiamo per esempio andare a scegliere di cambiare la dimensione della griglia, possiamo andare, ecco questo volevo, andare a levare il drawer delle applicazioni, semplicissimo, questa è la definizione che dà Asus, cambiare la griglia dell'app drawer. Insomma, possiamo veramente personalizzare nel minimo dettaglio ogni componente estetico di questo software, sia della home che, come vi dicevo, nel drawer, sempre che vorrete tenerlo. C'è la possibilità anche di fare cartelle smart, ci pensa lui a raggruppare le app per funzionalità. Possiamo nascondere le applicazioni e, come vi dicevo, anche bloccarle. Abbiamo le gesture a schermo spento, ma che con il lettore di impronte servono al giusto. Abbiamo nel blocco schermo
un effetto del meteo, quindi qua in questo caso io ho visto soltanto sole per fortuna per tutto il periodo della mia prova. Abbiamo app per multimediali simpatiche, un collage per appunto fare collage fotografici, app del meteo, gestione del dei file, ma anche questo mini movie che ho anche utilizzato in questi giorni, che permette di fare dei piccoli film a partire dalle proprie foto, dai propri video. In più abbiamo possibilità di fare presentazioni, eccetera, eccetera. E poi abbiamo ancora questo tasto che semplicemente va a svuotare la RAM, è lo stesso tasto che trovate qua dentro. Ma poi volevo farvi vedere, eccolo qua, Asus Mobile Manager. Anche Asus si dota di un software che raccoglie tutte le opzioni, tra virgolette, di sicurezza o di risparmio energetico del telefono. Gestione delle notifiche, gestione della batteria, gestione delle autorizzazioni e scegliere quali app possono avviarsi all'avvio e quali no. Quindi anche qui, se volete che l'upload automatico di Dropbox, come nel mio caso, funzioni sempre, dovete attivarlo. Autorizzazione delle app, potete andare qui a disattivare certi permessi, divisi per permessi o divisi per app, insomma tantissime funzionalità. Mi sto sicuramente dimenticando qualcosa. C'è il Game Genie, che credo si pronuncia un po' alla francese, che vi faccio vedere quando vado ad aprire Modern Combat. E allora vi parlo invece adesso di fotocamera a 13 megapixel, apertura f2.0, allora single LED flash. Mi sono trovato discretamente bene, velocità di messa a fuoco e precisione abbastanza buona, non fulminea ma abbastanza buona, belle foto con buona luce e anche con una luce imperfetta, se così vogliamo, si riescono comunque a fare delle discrete foto. Vi ci vorrà ovviamente un po' di mano ferma, però tanto per farvi un esempio, queste foto sono state fatte a un concerto praticamente al buio. Questa in realtà non era molto a fuoco, ma ecco qua, ci sono delle foto decisamente più a fuoco, ecco qua, si riescono comunque a fare delle foto decenti. Qui ovviamente la mano non era assolutamente ferma, qui invece, che avevo fatto anche delle prove col flash e senza flash, con un po' di mano ferma, con poca luce, riuscite comunque a fare delle foto, tra virgolette, più che discrete. Con una buona luce invece le foto vanno assolutamente bene per la fascia di prezzo, non perfette, vedete anche qui c'è un po' di alone bianchiccio dietro, ma per me sono assolutamente più che promosse, ribadisco, sempre nella fascia di prezzo. E giusto per dire, anche in questo software vedete ci sono una valanga di funzionalità di editing, c'è la bellezza del volto, mettere nei preferiti, la possibilità di invece di editare la foto, qua per avere altre informazioni sullo scatto, ecco qua, quassù abbiamo la possibilità di inviarlo tramite DLNA, di stampare, eccetera, eccetera. Insomma, è così, questo software, il software della Zen UI, più lo utilizzerete più scoprirete nuove funzionalità. Torno qui nella fotocamera, premendo qua abbiamo altre funzionalità. Mi spiace un po' che l'HDR sia stato relegato qua come funzione aggiuntiva, poteva tranquillamente invece essere magari attivabile qui tramite un tasto. Altre opzioni, 13 megapixel in formato 4 terzi, video invece in full HD al massimo della risoluzione, e ovviamente tutte le modalità bellezza con la fotocamera frontale, eccetera eccetera. Fotocamera frontale da 5 megapixel. Abbiamo una modalità notturna, ci viene proposto di attivare la modalità notturna quando c'è poca luce. La quantità di luce che poi arriverà sarà enorme, questo grazie all'interpolazione, la risoluzione sarà ovviamente inferiore. Andiamo invece nel lettore musicale. Fra tutte le app che Asus ha preinstallato, incredibilmente non ha preinstallato un lettore musicale, ma c'è Play Music. Non so neanche se essere contento del fatto che c'è un'app in meno o essere triste perché non ha pensato a questo tipo di applicazione. Allora, volume e qualità superiore alla media. Avete però sentito che appena l'ho poggiato sul tavolo il suono si è veramente attenuato tantissimo, e questo è veramente un peccato. E questo tra l'altro è un piano rigido, pensate con un piano morbido quanto si possa attenuare ancora di più. Andiamo ad aprire Modern Combat 5 perché ho da mostrarvi un'altra funzionalità. Eccola là, è già apparita, stavo per dire.
Cosa succede? Questo è Game Genie. Come funziona? L'avrete forse già visto sugli smartphone Samsung, sì, ve lo confermo. Premendo avrete alcune funzioni: booster di prestazioni, cerca, condividi, impostazione del Game Genie, ma soprattutto il live registrazione, che permette di andare a fare streaming del proprio video su Twitch o su YouTube, oppure di registrare il video del gioco. Come sono le prestazioni di gioco? Sono discrete, niente di eccezionale. Qui il processore non proprio di ultimissima generazione, no, perché in realtà è di ultimissima generazione, ma insomma il processore non proprio al top mostra qualche limite, qualche calo di frame rate. Comunque si riesce a giocare con gran parte dei giochi 3D, anche grazie al fatto che quantomeno abbiamo 3 GB di RAM, che in parte sopperiscono un po' alla carenza di potenza del processore. Sono due cose diverse, ovviamente RAM e processore non possono essere mescolate, un po' come al solito, come si suol dire, mescolare le mele con le pere, ma la verità è che comunque in qualche modo avere un po' di RAM in più dà, diciamo appunto, un po' di respiro in più al processore non proprio super performante. Porto un attimo fuori lo smartphone per fare la telefonata di prova. Possibilità di registrare la telefonata. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone Privati. Stai chiamando da un numero azienda. Se vuoi informazioni o assistenza su un numero privato, digita 1. Ok, ecco qua. Anche qui volume e qualità, soprattutto volume leggermente superiore alla media, niente di sensazionale, rimane il problema dello speaker posizionato sul retro. Ma parliamo di batteria. Abbiamo una batteria da ben 4130 mAh, anche se qui non c'è scritto. Questa batteria tra l'altro offre, lo troviamo qui nell'Asus Mobile Manager, offre varie impostazioni di risparmio energetico, 5 modalità se non vado errato, ecco qua, prestazioni, normale, risparmio di energia, super e personalizzato, con la possibilità di fare lo switch in automatico quando si mette a caricare il telefono, oppure lo switch automatico in base all'orario. Allora, quello normale appunto è classico, quello prestazioni spreme un po' di più il processore, ma devo dire che non ho notato grosse differenze, come anche il risparmio energia in realtà non cambia molto finché lo schermo è acceso, cambia abbastanza quando il telefono va in standby. Tra l'altro mi sa che, esatto, c'è scritto anche qua il super risparmio energetico, invece 237 ore, questo perché il telefono in pratica, come vedete qui, fa solo telefono, sms e sveglia. Ma anche tenendo le modalità normali, la batteria da 4130 mAh anche con un utilizzo medio vi permette di fare un paio di giorni di autonomia, che è veramente veramente notevole, stressandolo molto. Forse non 2 giorni pieni, io almeno quando l'ho stressato molto non sono arrivato a 2 giorni pieni, ma veramente mi sembra una missione quasi impossibile arrivare a fine giornata avendo terminato l'autonomia. Quindi veramente un lavoro ben fatto l'aver messo una batteria da oltre 4100 mAh in uno smartphone da 8,6 mm, tra l'altro da 5 pollici e 2, quindi non è un fablettone gigantesco con una super batteria, è comunque uno smartphone abbastanza compatto. Zenfone 3 Max viene venduto in Italia a 199€ ed è in sostanza lo Zenfone 3 più economico, quindi lo Zenfone Max dello scorso anno, che era quello con tanta batteria, che non era quello base, costava un po' di più se non vado errato dello Zenfone 2, quest'anno invece il Max è il più economico. Perde secondo me un po' della sua dell'iconicità di Asus, forse l'azienda l'ha fatto perché in questo anno di successo di Zenfone 2 comunque non è riuscita a imporsi come design, magari non molti lo potranno ricordare in futuro, e quindi ha scelto magari di un pochino di omologarsi. Questo Zenfone 3 Max poi non è totalmente perfetto, il lettore di impronte appunto non è il migliore, c'è qualche piccolo bug in giro, il software forse è un po' troppo pieno, ma comunque se la cava. A 199€ trovare altri smartphone venduti in Italia con garanzia italiana, con queste specifiche tecniche, con questa batteria, con una buona fotocamera, un buon display, onestamente è abbastanza difficile. Quindi anche quest'anno Asus ben fatto. Per questa recensione di Asus Zenfone 3 Max è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.